Anycubic, Viper, ormai vi recensisco solo stampanti che tipo mi chiedete tutti quanti per mesi. Anche questa è una stampante molto molto popolare tra la gente che mi scrive in DM su Instagram, o che mi scrive su Telegram, o che scrive su Telegram sul gruppo Makersita, o che cose varie. È parecchio che non recensisco una Anycubic. Vediamo a che punto sono. Accessori, ovviamente, cosa abbiamo? Un bel bustone, questi qua fanno sempre comodo. Filamento omaggio, non si sono sicuramente sprecati. Le viti per montare la stampante, belle massicce, queste sono in acciaio e non in alluminio, sono molto pesanti, indice di qualità. In realtà me ne sono reso conto adesso, per la prima volta, che di solito i brand di stampanti 13 mettono le viti in alluminio ed è per quello che si spanano, solo perché queste qua sono molto più pesanti del solito. Bel display gigante, beh, sicuramente è touchscreen, vedremo se ha colori, se fa cose varie. Questo deve essere il portafilamento. Manuale di istruzioni in inglese e basta. L'altro pezzo del reggifilamento, potremo volendo già comporlo. Tolgo un ripiano e abbiamo la nostra Viper. Piatto in pay, ormai va di moda per tutte le stampanti, sembra un pay molto ben fatto, a grana molto fine, che quindi ci permette di avere un'aderenza eccezionale, ma senza pregiudicare la qualità del primo strato. Vado a estrarre la stampante, vedo anche un bel estrusore, è Bowden ma è trasparente e sembra che abbia delle belle meccaniche. Ah, è una Ender 3 come forma e come costruzione. Ah no, abbiamo il doppio SZ, doppio motore per la SZ, sono da collegare gli spinotti. Bowden, raffreddamento sembra piuttosto ben fatto, un fine corsa esagerato qua sulla 6X. Ah, ma il piatto è pay ma magnetico. Ok, quindi abbiamo il piatto che è una bellissima lamina che flette per togliere gli oggetti stampati. Dall'altro lato è pay trasparente. Salve, questo sono io. Piccolina come base, però sono riusciti comunque a trovare il posto per un cassetto piuttosto capiente. Allora, la giro verso di voi così posso tornare a sedermi. Salve. Allora, la monterò a caso, la monterò a intuito. Penso di dover portare via i cavi, appoggiare la parte verticale che va nel suo piccolo scanso. Ok. Al che possiamo recuperare le viti di cui prima. Le quattro lunghe sicuramente sono per fissare la parte verticale e quindi da qua sotto. Bella questa stampante, non sembrava già completa come le arti ieri, cioè di quelle robe che tiri fuori in un attimo monti, ma invece ci sto mettendo un attimo a montarla. Cioè letteralmente ho cacciato su queste quattro viti. Cosa ci rimane? Il display e basta, perché il display usa le tre viti rimanenti, una qua sopra e due viti qua sul davanti. Ah, stavo cercando la brugola tra gli accessori, mi sono dimenticato già che abbiamo un bellissimo cassetto. Penso che Creality e Anycubic siano la stessa azienda. Ovviamente no, però i cinesi si copiano un sacco anche tra di loro. Una cosa divertentissima che ho visto quando sono stato in Cina due volte nel 2019 è come in tutte le aziende avessero lì tranquillamente sui tavoli i prodotti della concorrenza. Da Feiyu avevano i gimbal di Jiyun e di DJI, da Freewell avevano i filtri della Polar Pro. Giustamente studi il nemico. Comunque questo piatto è il meglio che la tecnologia della stampa 3D moderna consenta. Allora, spinotto piccolo nel buco piccolo, spinotto grande nel buco grande, qui invece sono tre. Allora, quello piccolissimo nel buco piccolissimo, quello grande nel buco grande e quello grandissimo dove andrà? Ah, è il display, giustamente. Vabbè, abbiamo un po' di disordine di cavi, forse li vedete che sono un po' a spasso, però ci piace. Attacco il Bowden, abbiamo un sensore di filamento qua in cima, molto bene, lo vedete, sì. Mi recupero giusto dal mio cassettino il piccolo tronchesino. E con questo taglio la fascetta da elettricista che c'è qua in cima, la fascetta da elettricista che c'è qui, la fascetta da elettricista che c'è sulla testa. La testa è libera di muoversi, la SZ è libero di muoversi. Il piatto c'ha ancora una fascetta da elettricista qua sotto. Questa è complessa da togliere e anche da vedere, chissà perché l'hanno messa. Ora il piatto scorre, la testa scorre, la SZ scorre. Abbiamo finito, abbiamo una stampante. Sono proprio innamorato di questo pay, è proprio bello, è il pay migliore che io abbia mai visto finora. E ho visto quelli di Creality, ho visto quello di CD. Manca qualcosa. Ah, vedi, sapevo che mancava qualcosa. Altro che esperienza di costruzione già finita, no? Bisogna solo portare su il grosso cavo qua, sull'estrusore sicuramente, e poi facciamo il giro e ci inseriamo sullo spinotto qua in cima. Ora è completa. Diciamo che Anycubic ci prova a fare una stampante super facile da assemblare e tutte cose, ma non ci riesce tanto bene quanto una artiglieri, ad esempio, per quanto le artiglieri abbiano altri problemi ben noti. E le artiglieri non abbiano ovviamente un comodo cassettino in cui puoi conservare
Atani, lo sponsor di questo video. Allora, vi ho già parlato di Atani in diversi video passati, ma è uscito un aggiornamento da pochissimo, quindi vi rintroduco velocemente e dopo vi racconto delle nuove feature che hanno inserito. Allora, se avete mai smanettato nel mondo delle cripto, Atani è un punto centrale per collegare e gestire tutti i vostri exchange. Quindi voi utilizzate normalmente Binance, e Coinbase, Yang Platform e tutte cose, e però siccome ne avete mille e magari avete un po' di soldi su ciascuno perché ognuno ha delle monete speciali che però hanno solo loro e cose varie, insomma, Atani vi permette di collegare diversi account tramite le API key che vengono salvate solo rigorosamente in locale sul vostro computer, però vi permette appunto di gestire più account raggruppati come se fossero uno solo. Abbiamo una panoramica del portafoglio, ti permette di fare operazioni, compra, vendi con ordine di mercato o limit, stop, stop limit, tutte le possibili declinazioni, cambiando se vuoi l'exchange. Ma non solo questo, c'è tantissimo di più. C'è la sezione grafico che usa TradingView, è proprio il punto di riferimento, ma Atani paga la premium e ce la dà a noi gratis. Ah, non so se ve l'ho detto, Atani è completamente gratis come software, quella è la figata. E ci danno cose premium, tipo il grafico premium di TradingView, con anche la possibilità di fare grafici splittati. Ecco, questa qua è una delle feature nuove che hanno introdotto. E quindi voglio vedermi il grafico di Bitcoin da una parte, il grafico di qualcos'altro da quell'altra. Posso fare mille grafici così, posso splittare la visualizzazione come mi pare, notifiche via SMS, notifiche via email sui prezzi. In più abbiamo una sezione portfolio con tutte quante le nostre operazioni su tutti i nostri exchange però. E una volta che possiedi un software che ti permette di aggregare tutte queste informazioni, puoi anche dopo esportare il report per le tasse da dare al tuo commercialista, che è una feature che è una figata che sia gratis. È tutto gratis, tutto quello che vedi sarà tuo. Ragazzi, in descrizione il link ad Atani, provatelo, è gratis per tutti. Va bene, abbiamo i fine corsa ancora vecchio stile, quelli con l'interruttore che fa clic clic. Ci sono dei pezzi un po' strani su questa stampante, eh? Tipo, abbiamo una vite di tensione dell'estrusore. Ah, qui abbiamo una vite per tensionare l'estrusore, ok. Ah vabbè, sì sì, è la classica sulla molletta. Abbiamo l'autolevel in modalità libera, cioè quello che usa il nozzle stesso per sentire l'autolivellamento, perché non vedo sensori. Questo è molto bello, adesso ce lo guardiamo insieme. Volevo giusto trovare una risposta nelle istruzioni, cosa che non ho trovato. Ah, questo ceppo gigante, guardate di quanto sporge. E il suo omologo qua nella parte inferiore. Però oltre a darmi la possibilità di sbrugolare per tendere le cinghie, cosa relativamente poco utile, se vedete qui c'è una bellissima scritta Titan con una freccia in senso orario, cioè dice: per rendere più tesa la cinghia, gira in senso orario. Bello, però mi avete fatto 3 cm in più solo per fare il brugolino? Può darsi. Mi piace? Non del tutto. Però vabbè, comunque le cinghie sono già più o meno giuste. Il fatto è che non sono così importanti le cinghie. Di contro ci sono tutta una serie di piccoli gimmick che veramente non capisco. Tipo qua in cima alla SZ c'è una linguella che mi permette di aprire in questa maniera una copertura di plastica. Veramente non riesco a capire. Perché permettermi di rimuovere la copertura di plastica con una maniera così palese, così visibile, che c'è proprio la linguella che chiama il dito. Cioè, è qua che dice toglimi, 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 ma poi non serve a niente toglierla. Va bene, come si comporterà questa stampante alla prova dei fatti? Diamone intanto corrente. Ah, la musichetta Danny Cubic. Bello! No, ok, il display mi piace proprio tanto. La grafica bianca, io dovete sapere che tengo il tema bianco ovunque, su tutto. Ho Chrome con il tema bianco, YouTube con il tema bianco, Instagram con il tema bianco, Facebook. Io odio i temi scuri delle cose. Le uniche due cose che tengo scure sono Discord per computer, per forza, e Telegram per computer, ma per tradizione, perché all'inizio l'avevo messo scuro, ormai sono anni che lo tengo scuro. Però io amo le interfacce con il tema chiaro, bianco. Non me ne frega niente che i miei occhi sopravvivano ai prossimi 20 anni. Voglio per 20 anni vedere interfacce chiare. Poi tanto ora che sono rovinati a forza di vedere interfacce bianche, arriva Elon Musk che ci fa gli impianti robotici con Neuralink e tanto i problemi li risolviamo in quella maniera. Molto bene. Bello touchscreen, responsivo. Possiamo disattivare i beep, cosa che farò subito. Abbiamo come lingua l'inglese o il cinese, non benissimo. Muovi gli assi, sentiamo come si muove, andiamo alla home. Ok, è silenziosetta, è rumorosa la ventola purtroppo. Probabilmente si riesce a mettere una Noctua da 6 cm, da 60 mm. Va bene, bando alle ciance, stampiamo, via di timelapse. Fermi. Allora, avevo stampato il benchmarkino, ma ho perso il
video il timelapse, ma non ci siamo pienamente, se devo essere sincero. Adesso questo qua l'ha stampato bene, ma non benissimo. Vedo un ponte che fa contatto, dei ponti qua sul lato, vedo loops, vedo c'è tipo filamento cadente anche sulla sezione 30 gradi. È una stampante che stampa decentemente, però ci sono troppe robe che mi hanno rotto le palle. Se devo essere sincero, io adesso so che per molti di voi, soprattutto chi non guarda tutti i miei video, questa recensione sembrerà superficiale. Sembrerà un video breve in cui dico due scemate su una stampante e non vado ad approfondire come può essere quella stampante. Il fatto è che mi sono un po' stufato di fare video lunghi di recensioni negative, perché dopo non se li guarda nessuno. Cioè, una volta che uno dice vabbè, allora non compro questa stampante, ok, basta, chiudo il video. E questa stampante, ragazzi, non mi sento di consigliarvi di comprarla. Quindi se volete potete mettere pollice in su e chiudere il video. Per tutti quelli che vogliono un minimo di approfondimento in più, ma un minimo, perché comunque non voglio tenere questo video lunghissimo, ci sono troppe cose lasciate al caso. Abbandonate un po' se stesse, che veramente non mi hanno convinto. La riaccendo per mostrarvele. Ma in realtà la prima la state già vedendo. Cosa vuol dire la bobina di filamento qua? Cioè, ovunque la mettiate ti occupa un mobile intero solo perché c'è sta roba qua di fianco. È chiaro, si può trovare una soluzione per metterla qua di sopra. Sono tutte cose risolvibili quelle che dirò. Però visto che esistono stampanti che allo stesso prezzo, quando le compri, sono già giuste, come faccio io a consigliarvi questa stampante? Belli fine corsa ottici sicuramente, che abbiamo qua le pinnette di metallo e abbiamo i fine corsa su entrambi gli SZ, quindi la SZ si pareggia anche quando scende, tutto è bello. È silenziosa, poi hanno fatto una ventola rumorosissima per l'elettronica. È ben organizzata come spazio, abbiamo visto che c'è un cassetto enorme, ma hanno fatto sta roba enorme che sporge, hanno fatto questo qua che sporge un sacco dall'altra parte e boh, cioè non si capisce il senso. A livello software nell'interfaccia, se devo essere sincero, è bella bianca, è bella l'interfaccia bianca, ma non si trovano le cose. Cioè, oh, sono quattro tasti, non riesco mai a trovare in quale menu sono nascoste le cose. È disorganizzato il menu, è un po' controintuitivo. E addirittura, tipo, per l'autocalibrazione, ok, mi avete fatto la cella di carico. C'è il nozzle stesso, che è un sensore di pressione, diciamo, che va a toccare il piatto e a livellare il piatto. Tra l'altro, è la prima stampante, penso, che vedo che non ha neanche le rotelle sotto per regolare il piatto. Cioè, il piatto è fisso, non c'è niente da srotellare, lei si calibra da sola, bello, mi piace. Siamo nel 2022 e funziona così il mondo. Come funziona? Che tu su una stampante qualsiasi premi autocalib, lei va giù con il suo nozzle, boom 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 boom, si prende tutti i punti e capisce la mesh del piatto, la forma tridimensionale, cioè in ciascuno dei punti quanto più in giù o quanto più in su è il piatto. Perdonatemi, si era scaricato il microfono, non so da quanto. Auto level, lei prende tutti i punti, capisce la forma che ha il piatto, come tutte le stampanti, e poi c'è il secondo passaggio, come tutte le stampanti, che devi regolare l'offset della SZ, cioè dov'è lo zero, dov'è l'altezza zero, ok? Su questa stampante, a parte che quando fai l'autocalibrazione lei vuole scaldare sia il piatto sia il nozzle, che concettualmente ha senso, nella pratica è una gran rottura, perché devi aspettare 10 minuti, sta qua ferma che scalda, scalda, scalda e vedi che non si muove, dici oh, ma lo calibri sto piatto oppure no? Ma se io andassi su prepara leveling Z offset, guardate un po', non succede assolutamente niente. Mentre tutte le stampanti, quando gli dici che vuoi regolare lo Z offset, vanno in centro al piatto e si piazzano allo zero della SZ, in modo che tu con il tuo fogliettino vai sotto e dopo dici no, più in giù, più in su, qua sul touchscreen. Ecco, lei non lo fa. E anche se qua premo più e meno per cambiare lo Z offset, cioè per dirle un po' più in su, un po' più in giù, lei non si sta muovendo. Cioè, se io appoggio un dito qua sul motore della SZ e premo più e meno, la SZ non si stanno mica muovendo. E allora come faccio a regolarlo questo Z offset? Devo ogni volta premere home, aspettare che lei se ne vada alla home, dopo fare disabilita motori come se fosse un Ender 3 e poi spingere il piatto a mano, tornare con il mio foglietto e vedere se è l'altezza giusta? Anche no. Comprate una FL Sanku 5 piuttosto. Non lo so. Facciamo una cosa, guarda. Io sposto la stampante di qua. Mi metto da questo lato dello schermo e vi dico, se avete un budget tra i 180 e i 200, insomma in quella zona, potreste valutare questa stampante. Se avete qualcosa di più da spendere, questa stampante è sicuramente migliore. Date un'occhiata a questi due video e sicuramente i vostri soldi sono meglio spesi. A me dispiace parlare male dei prodotti, però ragazzi, non posso consigliare l'Anycubic a nessuno. Pollice in su al video se il video vi è piaciuto. Date un'occhiata a questi due. Ciao a tutti.